Ciao a tutti amici della piattaforma Mixcloud e di RDN Radio Discoteca Network. Oggi cominciamo così. Bellissimo! Zio Peter e Gale hanno remixato La rondine di Mango con la voce originale del grande artista di Lago Negro. Guarda, ve lo ricordo. Poi hanno messo questo suonettino particolare ritrovato da un disco degli anni 90 che è, mamma mia ragazzi, questa l'ho registrata dal CD singolo, onestamente, che mi ero preso in Inghilterra, non ricordo. Si chiama 7 Days 1 Week. Vi salutano Cristian Cherubini, che per quanto riguarda la messa in onda, Roberto Sainati per l'assistenza hardware, hanno già spento tutto, sono partite le sprovo, via col fumo, anni 90, TBA!
normali si fermano, ma veramente comincia il più bello. Buio, fumo, laser, scanner, strobo. Vabbè, si viaggia su un numero di battute incredibilmente superiore a quelle di ora, non so, mi piacerebbe proporlo a vedere se riescono ad arrivare su due o tre pezzi di fila, perché mi sembra qui siamo sui 138, roba del genere. Comunque saluto tantissimo zio Peter, che ho visto che è diventato uno dei miei follower, ovviamente io diventerò parte sua, parte io già lo seguo su YouTube. Se vi piace la musica anni 90, quella vera anni 90, dovete seguire 90 all'ora su YouTube. È veramente zio Peter, poi ha degli ospiti che io me li sogno. Allora, qui a questo punto ci potrebbe essere la piattaforma, il momento saluti, però a questo punto io approfitto dello stacco per fare una breve storia, perché mi è stata chiesta sulla rondine di Mango, perché tutti pensano a un pezzo anni 90, ma in realtà non lo è, perché allora il brano La rondine esce nel 2002 come singolo di anticipo del brano Disincanto, infatti esce anche come CD singolo. Qualche mese dopo uscirà una versione Orient featuring Mango, sì, bella, ma che funziona il giusto. La vera, almeno dalle nostre parti, qui dalle parti di Chiesino Ulsanese, Calcinaia, Bientina, Lucca, diciamo nelle discoteche del centro della Toscana, esce un WMJ cantato da Franci, che veramente spacca per tutta una stagione intera. Comunque era il 2002/2003. Naturalmente sono andato a cercare, dice, voi dite del 2002. Vi faccio sentire un altro pezzo che erroneamente da molti viene messo negli anni 90, ma era in realtà del 2002, che è probabilmente il brano di musica dance più venduto di quell'anno. No, aspetta, no, questo impiccheranno Jordi con una corda d'oro. Hai messo all'inverno. Mi hai già scoperto raro. Quello che dirò dopo. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Il 2002 anche l'anno di Jordi. Penso uscito nel 2001, tra l'altro.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Così lo impiccheranno con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi. Jordi di Gabri Ponte, leggenda dice che qualche mese prima era stato dato in televisione un concerto di postumo di Fabrizio De André, dove insieme alla figlia Luvi De André cantava questa canzone che non è mai uscita su un suo LP, rimase un 45 giri, penso che è uscito prima che io nascessi, dovrebbe essere del 62, ve lo potete andare a cercare su queste piattaforme di dischi da collezione. E che era stato riproposto in questa ultima tournée, purtroppo, che neanche De André sapeva, colpito dalla malattia, che sarebbe stata l'ultima. E Gabri Ponte praticamente ne ha fatto diventare un disco mitico da discoteca. Voi dite, l'ho controllato nel mio libriccino del negozio che avevo, nel libriccino di mamma, dove mamma segnava tutte le vendite dei dischi, e di voi direte, perché Jordi di Gabri Ponte non è stato il disco più venduto del 2002? A livello di singoli, vorrei vedere, senti chi c'era, senti chi arrivò quell'anno, arrivò il ciclone, no, perché arrivò Pieraccione, arrivò Shakira. Disco più venduto del 2002, riproposto ora da Ava Max insieme a Kygo, Whenever, Wherever. Whenever, Wherever, scritto da Shakira insieme a quello che ha scritto anche la Coppa della Vita di Ricky Martin. Ora poi mi viene in mente che gli ha fatto la parte inglese. È un grandissimo hitmaker americano, arrivò e praticamente distrusse il povero Gabri Ponte, gli tolse la leadership. Comunque di sicuro Jordi quell'anno è stata la leadership delle discoteche. A questo punto sta a te, zio Peter, che mi devi venire in aiuto.
te dalla parte sicula nord, perché io ti dico a livello toscano che cosa è diventato praticamente. Ma ritorniamo ai veri anni 90, soprattutto i veri, perché qui poi anche qui c'è da discutere su. Senti, facciamo una bella cosa, mettiamo un bel pezzo di Gigi D'Agostino e poi se ne ragiona, dai. More music in the mix. 1990. Non il solito pezzo di Gigi D'Agostino, eh? Si chiama Another Way, fa parte del CD L'Amour Toujours. The Way, che faceva parte dell'album che si chiamava L'Amour Toujours, poi fra l'altro riuscirà poi come singolo sempre lui anche nel 2000, sempre con una leggera come si dice, una leggera ritocco di Diego Leoni che ha lavorato anche con L'Amour Toujours. Comunque questo disco, io ve lo, se vi piace la musica anni 90
proprio al di là di ogni più, è proprio musica, anche chi ascolta musica pop. Ci sono due dischi che sono Dreamland di Robert Miles e L'Amour Toujours. Di Dreamland penso ci sia anche in vinile, L'Amour Toujours penso non sia mai uscito con la tracklist del CD, sono sempre usciti i vari Technofest, roba del genere. Mi sembra che Another Way fosse in Technofest 2, poi naturalmente guarda, vado a memoria, non vado ancora a controllare il libricino. Questa invece me la ricordo a memoria quando uscì, uscì su Rise Records e all'inizio aveva questo campione che garbava tantissimo. Is it sex or is it love? No, parte ora. Aspetta. Is it sex or is it love? Is it sex or is it love? Da un'idea di Giuliano che è della Digit, poi arrivarono Fargetta, Farolfi, non so quanti ce n'erano, si inventarono questo nome che si chiamava Tamperer, successo fra l'altro mondiale, andrò a controllare se è uscito anche in America tra l'altro, in Inghilterra sicuro, perché ci andai io e lo sentii alla radio nelle mie trasferte sportive. Campione di Michael Jackson, Can You Feel It? Anzi, dei Jackson 5, eh? All'inizio magari non lo conoscete, perché ora quando fanno le serate anni 90 la tagliano subito quando arriva, però era potentissimo, mi ricordo. Partecipò anche agli MTV Europe Awards e fu sconfitto da Faithless insieme a Dido. Non so se mi spiego, God is a DJ, dice. Però in discoteca in Italia God is a DJ funzionava il giusto. Ma Philip, eccola! Mai alla voce! RDN Radio Discoteca Network. Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix
Give me some drums. Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people, unite. So listen what I say, yeah, I am a point of view. Not everyone can do this, no, in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. You know I've been waiting, so stop bumping. Make some noise. The Monica trap, the house, I trap, the Fulani trap, the Booyah trap, the Zulu trap. Me no live in the house, me live in the tree. Electric stick and gear shop, no smoke, no sim, no techno cup. Call me, takes a glass of juice. This is what ANC wants old dog to see. The impossible just takes a little longer. Out of this world and into another world. The earth is spinning round and there is so much to discover. The African man seems to be everywhere. If there are people in the world who know the right is never wrong, stop the fire burning in my home, Africa. Martin Luther King Mandela, you had a dream. Self-evidence and equality for men. Africa for me and Africa for you, the cat. It doesn't really matter where the cat is, black or white. What really matter is to catch the mouse. I'd rather do it in an African way. Hello Africa, tell me how you doing. Allora, io capisco i colleghi che devono fare gli anni 90, che quando riarrivano a mettere questo pezzo Hello Africa è difficile perché il rappato è veramente lungo. Per quei tempi andava bene, ora che i dischi devono essere fra 2-3 minuti è veramente un problema. Però sentiamo il ritornello. Hello motherland, tell me how you doing. Oh yeah. Hello Africa, tell me how you doing. Bella, bella. Hello motherland, tell me how you doing. Vabbè. E vi ricordate anche l'altro pezzo che poi lo ritirerò fuori, Cult of Snap, quello che diceva Zumbai, Zumbai, che poi fra l'altro la ritmica l'ha più di una volta usata Adriano Celentano per rifare Prison Call in Nancy Nance Usual. Allora, perfetto, Dottor Albanello Africa. Ora io dopo lo saluto con calma quando farò i saluti, lui l'ha già capito, si parla di una tipo marrone targata ancora quando c'erano le province, una radio a cassette che oltre a questo brano sparava, questo brano italiano che ha fatto il giro del mondo. Oh yeah! Si inventarono questo nome, Black Machine, campione di Maceo Parker. Da un brano di James Brown, ma nessuno se lo ricordava. Oh yeah!
Lascia come sta. Lascia come sta. Addirittura negli Stati Uniti, tanto che uscita addirittura negli Stati Uniti, tanto che Jennifer Lopez per un suo pezzo è andata a ripescare questo campione di Maceo Parker, preso da un disco di James Brown. Maceo Parker, grande sassofonista dei tempi d'oro del Godfather of Soul, yeah. O anche del Daddy Cool, come lo chiamavano da altre parti, che infatti poi si sei Bonnie M e Daddy Cool era James Brown. E qui negli anni 90 era il problema, perché negli anni 90 c'era il culto del missaggio, bisognava missare, fare una scaletta perfetta, un missaggio, e poi ti ritrovavi brani, cominciavi con dei brani a 100 battute e finivi con dei brani velocissimi, tipo per esempio questo che arriva ora, che io, cioè, qui c'era del problema. Non è come ora che questi ragazzi, capito, saltano dalle 100 battute alle 120 senza colpo ferire, no? Fanno un po' di spettacolo. Sentila come viaggiava questo qui. W, la voce di Corona, Sandra Chambers. Dancing with an Angel. Noi ce la ricordiamo quando entrava la cubista al programma di Carlo Conti, Aria Fresca, per dirvi quant'era popolare.
Allora, quando il disco di prima, me lo ricordo che Black Machine OG era di Pippo Landro della New Music, che si inventò l'etichetta, ma dentro Black Machine c'era anche un altro personaggio per voi due, Chris e Roberto, per voi due, e dopo lo mettiamo, che ora il disco vostro, sì, da Bombardieri, sì. Listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Facciamo un po' di pubblicità, subito. Allora, andate sulla pagina dello Zio Peter, andate su Mixcloud dello Zio Peter se volete sentire la musica degli anni 90 e del suo 90 all'ora. Subito, ecco, che mi ha mandato questo remix bellissimo della Rondine, che secondo me per questo brano non è finita qui. Va bene, voi dite, questi due qua, senti, guardali Cristian, no, volumi a 2000, no? È il classico pezzo da bombarda la domenica pomeriggio. Perché hai messo Ibiza di 8 mix? Perché c'era Pippo Landro, Percali, che mi ricordo in qualche disco degli anni 80, ma soprattutto fra i tre dei Black Machine c'era, che hanno fatto il disco, c'era Ottorino, e il cognome me lo ricordo, che era in realtà 8 mix. Vabbè, insomma, questa Ibiza, mamma mia, cioè è successa alla fine del mondo, il disco vinile col gettone telefonico, non so, zio, mi devi, non lo so, mandami per messaggio, ma da voi è andato sto disco qui, perché da noi qui, specialmente la domenica pomeriggio, era da delirio. Va bene, continuiamo ancora, ascoltiamo i veri anni 90, quelli che veramente chi li ha fatti come me sa cosa era veramente che mandava fuori di testa la gente. Sì, perché poi vai a sentire gli altri, fa gli anni 90, mettono quei 10 dischi e What is Love, capisco, no? Giustamente, perfetto, va bene, però da voi non ho sentito neanche mai una volta mettere questo brano che è stato rifatto dal Pagante. Versione originale Sound Lovers, prodotti da Molella e Phil J. Sound Lovers, Surrender, da di nulla, vai. Asking if my love is gone.
get it on. Lo stesso setting ritmico di Free From Desire di Gala, sempre prodotto da Molella, questo era Surrender dei Sound Lovers, altro discone che ha fatto la storia della musica dance italiana. Fra l'altro, musica dance italiana, mi ricordo l'altro giorno, io vorrei salutare Mario Bonatti, un carissimo amico di Roma, che cura un sito che si chiama Hit Parade Italia, da cui io molto spesso prendo le statistiche sui brani più venduti o più stati in classifica in un determinato periodo, fino naturalmente ad ora. Ora per esempio ci sono gli streaming, no? Faccio un esempio: mentre a livello di vendite la lotta è sempre stata fra Blue degli Eiffel 65 e The Rhythm of the Night di Corona, The Rhythm of the Night tra l'altro conta più numero di rifacimenti dai Pet Shop Boys, Bastille, l'ultimo dei Black Eyed Peas, e mentre Blue praticamente è l'originale che si tramanda, poi non so neanche ultimamente è stato anche in una colonna solo di un film. E ora da quando c'è lo streaming, da quando c'è stata la storia di Will Grigg on Fire, Piolis on Fire, Free From Desire è stato sicuramente è il brano Italo Dance in questo momento che nel mondo è più conosciuto. Però io mi ricordo il disco, e qui il famoso libriccino della mia mamma che gli mando un bacio su nel cielo, quando il disco che fece scalpore quando uscì è questo qui, che io andai proprio personalmente andai a prenderlo al distributore a Milano, e mi ricordo perché uscì di venerdì pomeriggio, quel fine settimana lì, mi ricordo era anche aperto la domenica, avevo praticamente andai con la macchina, avevo la bauliera piena di vinili di questo pezzo. Ice MC Alexia, l'avete già riconosciuta, no? It's Rainy Day, vabbè. Mi ricordo una cosa incredibile. It's a rainy day. A quei tempi i più assatanati mi usavano prendere due copie, una per suonarla e una per tenerla come archivio. It's a rainy day. It's a rainy Infatti, logicamente, dopo il grande successo di Think About the Way, questo purtroppo.
like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Sentite questa musichetta, è il momento dello spazio saluti. Oh, mi raccomando, portatemi il foglio e la penna, che sennò mi dimentico di salutare, perché è una cosa importante. Innanzitutto, era tanto che non la vedevo, saluto per me rimarrà sempre la piccola Sara, nel senso che è dolcissima anche se è grandicella. Poi naturalmente voglio salutare Giancarlo, anche perché anche se non metto musica latino pop, che lui, ma che stacco avete messo? Mora, per piacere, uno spazio che dovrebbe essere serio mi mettete... No, vabbè, insomma, allora devo ringraziare anche aspetta, ora che ora, meno male me li sono segnati. Ringrazio sempre Daniela, Jessica, che mi mandano i messaggi sulla chat, specialmente quando sono in diretta. Poi naturalmente vorrei salutare anche chi mi segue, Monica, che addirittura mi segue, è italiana, ma mi segue dal Messico. Poi c'era un'altra mia amica che ora me l'ero segnata, ma non so se mi ascolta o mi ha detto mi ascoltava dopo il 5, quella ne riparliamo. Poi ci sono degli amici che devo salutare, voi dite solo donne, no, fammi salutare anche un po' di maschi, fammi salutare il mio fratello. Mio fratello, che gli è venuto in mente di fare questa serata anni 90, che è sublimata da questo qui, perché io, Christian, l'ho già avvertito e lo sanno, che io gli anni 90 li devo fare Christian DJ. Io lo faccio così oggi per... Io ho messo Dottor Abba nello Africa, poi con Alessandro ci parliamo, poi c'è mio fratello, poi chi... ma chi c'era altri che... Carlo, lui che praticamente sta vincendo il campionato con l'Inter... Oh mamma, ora me l'ero segnati tutti, ma ho perso il foglio. Ah, ringrazio lo zio Peter che mi ha dato il remix della Rondine, fra l'altro in qualità fantastica. E poi non ultima, ma vorrei risalutare un'amica che era tanto che non la vedevo. Ci siamo trovati in un noto ristorante che io frequento spesso e abbiamo parlato di musica, ovviamente di musica. Un'amica che si chiama Lisa. Lei subito. Ascolta questo podcast, spero, perché se no già capito, no? Oh yeah, loro sono gli dall'Olanda e gli Alice DJ, quelli di Better Off Alone. Poi dopo vi racconto, perché ho ben ricordo di quando è uscita. Questa è Back in My Life.
lo ricordo sì, quando è uscito questo disco. Due giorni prima il grande Gabriel Omar Batistuta aveva sacrificato l'Arsenal in quel di Wembley. E mentre tornavo in Italia all'aeroporto di Heathrow ho comprato questo CD che si chiamava Who Needs Guitars Anyway degli Alice DJ, dove dentro c'era, oltre a Back in My Life, c'era Better Off Alone, perché negli aeroporti, visto già negli anni, questo era a cavallo fra il 99 e il 2000. A quei tempi gli aeroporti ci vendevano solo i CD, quindi non vendevano in vinile, e io ero curioso perché poi il titolo Who Needs Guitars Anyway era un po' particolare. Va bene, a proposito di Gabriel Batistuta, sentite come lo dico bene, che vorrei salutare il mio amico Carlos, che lui è argentino ma sta qui, che mi segue sempre. Poi devo salutare anche la signora Stella, la mia vicina di casa, che sembra strano, ma anche lei sente anche le cose che fanno gli anni 80, 90, 2000, gli piace un po' tutta la musica che faccio io. Capito, care mie, soprattutto cara lei? Mi rivolgo sempre alla stessa. Cara signorina, lei mi deve fare una playlist, però io le dico questa è targata 2000. I tempi non compiazzavano, l'attacco è proprio The Final Countdown. Lei si chiama Moore, sembra si chiamasse Stefania il suo nome, c'aveva Stefania, si chiamava Stefania Stefani, qualcosa del genere. Around the World, prodotto da Mario Più e Gianfranco Bortolotti, che era
il produttore di tutti i grandi successi della Big Sur Noisemaker, etichetta fondata fra l'altro da Gigi D'Agostino. Poi dopo sui dischi della Big Sur sono arrivati tutti i vari Ricky Leroy, poi Ricky Leroy, Mario Più, e poi chi c'era anche, poi c'erano qualche disco di Franchino su quella nera. Però sui dischi di Franchino c'è da ragionare, perché quelli più belli, Mediterraneo, Feduro in Franchino, vorrei salutare i tuoi amici che sono uno, David Togni, e saluto anche Togni Senior, che già spero che riesca a ascoltare questo qui, se no, perché con Mixcloud, che loro hanno fatto i famosi dischi Night in Tirreni e Bon Shankan. David Togni, che ora fra l'altro suona regolarmente al Boccaccio, al Tartana, mentre l'altro è Alessandro Del Fabbro, che è il mixer man di Radio Mythology, che ha preso il posto di Riccardo Scioni. Molti mi rammentano Magia di Franchino, ma in realtà questo disco non si chiama Magia, questo è un disco tedesco, non è di Ricky Leroy, niente, un disco tedesco di un gruppo sconosciuto, si chiamava Oasis, loro si chiamavano YOMC, e Magia ve lo posso fare io, Magia. Magia, portami via. E che poi anche questo, e non è degli anni 90, perché è uscito nel 2001, se non vado errato. A essere precisi. Vediamo, perché l'ho masterizzato in questi giorni. Che bello forte. Si chiama Oasis, firmato YOMC, ma in realtà lui si chiama Martin Roth, ragazzo tedesco di Germania, uscito originalmente nel 2000, pubblicato nel 2001 dall'etichetta Big Sur, quella nera, però quella più tirata, no, quella col mondo, che faceva le robe un po' più conosciute, capito? Di lì che arrivi la tastierina nuova, bisogna inventarsi qualche cosa di vocalizzato, perché se no, ma guerriero, e qui ci vorrebbe un po' di aiutatemi a volare nel nostro mondo, aiutatemi a viaggiare nella vostra mente. Lasciatevi andare completamente al suono della musica. Alzate la nuvola a palla. Io sono a fondo scala. Ora la tua musica elettronica.
questi dischi progressive sono buonissimi. Aiuto. Aiutatemi per piacere. Voglio far partire il cerino di tastiera che tanto piace ancora quando andiamo in progressione. E già ci sono alcuni minuti che siamo in onda con questo brano. Un raccordo per il 2024. Station. Se siete, si sa che la voce originale qui è quella di Whitney Houston, era un disco del 1998, questa è la versione 2024 di Mr. Belt e Wetzel. Ora su questi qui da dove sono venuti fuori me lo dovete spiegare, però voi dite, noi stiamo facendo un programma anni 90, ora in questo momento mi sto accorgendo che ci sono delle canzoni in questo momento che girano nei clubs ispirati clamorosamente agli anni 90, tipo l'altro giorno mi diceva uno, ma come? Ma sbaglio, ho sentito una che sembra Ritmista Dance. Non ti sei sbagliato. È il disco nuovo di Jax Jones.
già finito? Ragazzi, ma qui è una cosa incredibile. Prima i dischi degli anni 90 duravano 10 minuti, un quarto d'ora. Qui dopo 2 minuti è finito. Ragazzi, ma dite qualcosa voi due, siete basiti? E meno male che io sono qui con la cuffia. Notevole uno. Questo si chiama Never Be Lonely, Jax Jones, e poi c'è un altro, Zoe Wiz, scusate, che meno male me lo sono segnato su carta, se aspetto il display, arrivederci. Parlavo ora con Cristian, ha detto, ma fanni anche tre degli altri anni 90. No, no, già c'ho da pensare a tutto il mix. Come avete notato, la mattina ora si va a ruota libera, italiani, 80. 90, l'importante, come ha detto il mio amico Francesco, mi ha detto anche, non, ecco, mi sono dimenticato di salutare Francesco, poi mi sono dimenticato di salutare un'altra persona che sono convinto che è la che schiuma, ma poi dopo capirà perché lì per lì non l'ho salutata. E aspetta, che volevo dire, che mi diceva, dice sì metti la musica italiana, ma metti la musica bella. No, non ha detto pompata, bella, no, ora non mi ricordo la parola, ora io bisogna domani che quando riparo gli senti, ma come mi ha detto ieri sera la musica che mettiamo qui su RDN, che sta per Radio Discoteca Network. La sorpresa del momento a livello mondiale, un disco di Simon Garfunkel cantato da un cantante new metal, remixato da un DJ australiano. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Lay my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. Ora arriva il metal. Whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw. Ve lo ricordate? Era la colonna sonora del film Il Laureato, quello di Mrs. Robinson. In un momento molto particolare del film c'era questa canzone. Sicuramente chi ama la musica degli anni 70 di un certo tipo, quando l'ha sentita, si sarà inorridita. Però la musica a volte fa così. E chi l'ha remixata, questo ragazzo, è un DJ australiano che si chiama Cyril, che ha fatto un altro pezzo, Stumbling In, che sentiremo sicuramente in rotazione sia sulla radio che nei prossimi podcast, penso che vada bene, no? The Sound of Silence, non so se l'ho detto, che era di Paul Simon e Art Garfunkel. Però vi dico tranquillamente che è nelle classifiche da tutte le parti, streaming, vendite digitali, da tutte le parti c'è questa versione di Sound of Silence, come avete sentito,
presa da un disco dei Disturbed, che è un gruppo new metal. Originariamente il disco era del 2016. Guarda come strana la musica, è veramente incredibile. Ecco che ero, mi ero dimenticato di salutare, che lei è veramente una grande amante di Robert Miles, di Gigi D'Agostino, con lei che gli spero di valorizzare le sue dirette per il suo negozio, la mia grandissima amica Samantha, vabbè, mi ero dimenticato di lei. L'altra che in questo momento sta schiumando perché ancora non mi sono dimenticato di lei. No, perché siamo negli anni 90. Robert Miles, Dreamland, uno dei capolavori, proprio un CD da prendere da esempio, come la grande musica Dream Progressive degli anni 90. Arrivano Gilardi, Cremonini, no, non ci incassa nulla col Cremonini, quello bravo, che formano un gruppo che si chiamano Usura, che con Open Your Mind spopolano non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ovviamente poi dopo cominciano ad avere mania di grandezza, no? Prendono un disco di Vasco Rossi dedicato alle signorine di Non è la Rai e lo fanno diventare un grandissimo successo alla discoteca. Oh yeah! Hai capito, Monica, perché non ti ho salutato? Perché era tanto che nei podcast non mettevo questo disco qui, che io adoro alla grande. Ti vesti così anche quando sei in casa, eh? Bello, eh? Questo è proprio il mix, quello che era tutto colorato, non so se ve lo ricordate. Usura e la voce di Vasco Rossi. We'll be right back.
open your mind. Passaggio memorabile. Delusa dall'album Gli Spari Sopra 1993, l'album, il remix è arrivato nell'inverno susseguente e se il successo è andato avanti fino al 1994, e mi ricordo che l'abbinata preferita con questo pezzo, ve la ricordate? Questo è dal telefono. Questa era la versione di DJ Miko, ve la ricordate? WhatsApp, ora io andavate a cercare il vinile e ve lo andrò a rimasterizzare per voi. E vai! Chiudiamo con anni 90 vero, 1993, l'abbinata con More and More. Davvero i saluti ragazzi, oggi siamo andati lunghi ragazzi, mamma mia come sono andati lunghi oggi abbiamo visto veramente tante cose e potevamo mettere anche WhatsApp di DJ Miko, l'abbiamo già rimasterizzato nel senso che abbiamo preso il vinile, l'abbiamo digitalizzato, già anche nella rotazione degli anni 90, che vabbè oggi ne ho combinato di tutti i colori, ho sbagliato gli stacchi, ho fatto degli errori, se mi sente il mio amico bravissimo zio Peter mi dice ma chi sei? Sì, sono un a calcio quando uno non è buono, noi in Toscana si dice sei uno scarpone, bravo, oggi mi sono comportato da scarpone, non da giocatore di classe, comunque è andata bene così oggi, vai, chiudiamo perché c'ho da raccontarvi l'ultima cosa, mettiamo l'ultimo brano veramente anni 90. Un brano che mi è stato richiesto l'altra sera da un millennial nato nel 2004. Attenzione, mi ha detto, venuto col telefonino e mi ha detto: senta,
mi ha dato del lei, capito? Mi sono sentito vecchio. Sono sicuro che lei è uno della old school e lui questo disco, lei questo disco, la conosce, mi ha fatto vedere il telefonino. E c'era lui, Julio, un pezzo storico degli anni 90 di un film storico con protagonista Michelle Pfeiffer. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasted. Gangsta's Paradise, basato su una melodia di Stevie Wonder. I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night feeling in the gangster's paradise. Been spending most of the night feeling in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives feeling in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives feeling in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of my life living in the gangster's paradise. Been spending most of my life living in the gangster's paradise. Keep spending most of my life living in the gangster's paradise. Keep spending most of my life living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Faccio l'ultima storia che vi voglio raccontare. Questo ritornello è preso da un brano di Stevie Wonder che si chiama Pastime Paradise, che fa parte di un disco che si chiama Songs in the Key of Life, un disco che in vinile era triplo, che ha fatto veramente la storia della musica nera, pop, di tutti i tipi in generale. Quindi già era presa da una canzone, non era stata scritta per questo film, viene scelta nel 1995 per questo film che si chiamava in italiano Pensieri Pericolosi. Ora non sarebbe tradotto, perché il titolo originale, secondo me, che era più bello, si chiamava Dangerous Minds, e la protagonista era una incredibile e bellissima e bravissima professoressa che era Michelle Pfeiffer. Un film, fra l'altro, abbastanza crudo, un po' che ti tira un pugno nello stomaco, ma secondo me che è da vedere, personalmente è da vedere. A questo punto io che devo fare? Devo solo salutare. Sì, e allora, ciao ragazzi, alla prossima!